Alleluia. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, cerchiamo di trovare il nesso tra il messaggio che ci lascia San Giustino Martire, filosofo, con il quale si inaugura liturgicamente parlando il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore di Gesù, e le letture che la liturgia odierna ci presenta. L'esordio è dato da un libro veterotestamentario, quello di Tobia, che viene spesso usato in occasione delle liturgie nuziali, nel quale, al di là della bella vicenda conclusiva della storia di amore tra Tobia e Sara, si parla innanzitutto di quel disaccordo che sorge tra Tobì, padre di Tobia, e la moglie Anna. Questa perché quest'uomo, a causa di un incidente, potremmo dire, ornitologico, dato dagli uccelli, ecco che con i loro escrementi gli procurano acidità negli occhi, perde progressivamente la vista. La moglie, evidentemente a causa di quella progressiva inabilità del marito, cerca di arrangiarsi, si procura in maniera disonesta furto, evidentemente un capretto, così come intuisce il marito, e quindi questo crea disaccordo, perché Tobì è un uomo giusto, sospetta della cattiva azione della moglie, anche se dettata da una necessità impellente, e nello stesso tempo la moglie gli risponde rinfacciandogli quello che è il risultato del suo essere giusto, cioè la malattia e la miseria. L'epilogo della storia è molto bello, perché poi il figlio, grazie ai consigli dell'arcangelo Raffaele, che non a caso è chiamato medicina di Dio, sanerà il papà e tornerà a casa con una sposa, arricchendo quindi il consorzio familiare. Quindi potremmo considerare anche questo libro nel novero dei sapienziali, così come lo è il libro più antico di Giobbe, che da una situazione di penuria passa a una situazione di prosperità, dalla tragedia alla commedia, potremmo dire. Ma qual è il nesso con San Giustino? Dove sta questo nesso con San Giustino? Sta nel fatto che San Giustino era un apologeta, cioè qualcuno che cercava con la ragione, in funzione della sua formazione filosofica, di spiegare la fede cristiana, che era una novità nel primo secolo, nell'impero romano, e che cozzava, per così dire, con quella che era la cultura imperante, sia romana sia greca, e costituiva una novità anche all'interno del cristianesimo, da cui attingeva i suoi contenuti primordiali. E allora con Tobia capiamo bene che c'è una prima messa in discussione da parte di un uomo giusto di quello che è il senso e il significato del male, poiché la teologia, la scienza su Dio, nasce proprio dalla ricerca dell'uomo della comprensione sul male, e nasce non dallo studio biblico, ma da uno studio filosofico chiamato la teodicea, il problema del male che deve giustificare Dio. Se Dio è buono, se Dio è onnipotente, perché c'è il male, perché c'è la malattia, perché c'è la morte? Ecco. E San Giustino vede nei filosofi dell'antichità dei filosofi pre-cristiani, Socrate, Platone. A proposito di Platone, il mito della caverna di Platone, vediamo nella storia di Tobì, che perde la vista, colui che nel cercare di entrare nelle profondità e nei segreti dell'animo umano e cercare di penetrare il mistero di Dio, deve fare prima l'esperienza dell'oscurità, quindi di una morte a se stesso, abbandonarsi alla fede, fare un salto di qualità spirituale, intellettuale, senza il quale non può progredire, non può vedere la luce, così come nella liturgia del battesimo c'è questo contrasto tra la morte e la vita,
la nuova vita in Cristo Gesù, la morte al vecchio Adamo e questo contrasto tra le tenebre alla luce di questa stessa nuova vita in Cristo che è luce, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Nel Vangelo secondo Marco c'è ancora un altro riferimento razionale apologetico dove addirittura c'è in nuce un aspetto molto importante della dottrina sociale della Chiesa questa volta e della sana secolarizzazione che è un processo. Nel date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quel che è di Dio si esprime la giustizia della separazione tra il potere temporale e spirituale la cui commistione ha creato nella storia stessa della Chiesa tanta confusione e tanti danni. Anche se domani celebriamo la festa della Repubblica Italiana, fu grazie alla Chiesa e agli uomini di Chiesa che intervennero a gamba tesa, faccio pure rima, la costruzione della Costituzione, la capacità di inserire dei principi cristiani all'interno del dettato costituzionale, anche se poi fu frutto di un compromesso che considerava tutte le forze vive della nazione. Ma l'opera e l'impegno dei cattolici all'epoca, dopo la tragedia della Grande Guerra e anche la tragedia di quelle che furono le conseguenze del nazifascismo, era necessario. Cioè era necessario che attraverso la fede cristiana gli uomini ritrovassero la bussola anche a livello di governo, anche a livello istituzionale, anche a livello economico e sociale. E così fu. E grazie a questa separazione che poi anche la Chiesa si è purificata, la fine dello Stato Pontificio, con tutti i suoi fasti, tutta la sua corte, la testimonianza di vita evangelica dei papi, che non a caso gli ultimi lo stiamo assistendo, ecco, anche con una certa velocità, sono beatificati, canonizzati, e questo è molto importante, e poi quel punto di riferimento mondiale che rappresenta il Sommo Pontefice, con il suo magistero, accolto anche da coloro che appartengono ad altre confessioni religiose non cristiane. Questo ci deve dare molto da riflettere. E da quella visione di chiesa imperiale, poi all'epoca nell'antichità esisteva l'impero, si è passati a una chiesa come popolo di Dio, una trasformazione progressiva che responsabilizza tutti, chierici e laici. Detto questo, allora chiediamo a San Giustino di avere il coraggio della fede, di non essere dei cristiani lapsi, come quelli che abiuravano la fede di fronte alle minacce, oggi ne riceviamo tante, perché il cristiano è qualcuno che va controcorrente, e chiediamo a San Giustino di essere disposti anche di essere insultati per Gesù, di essere incompresi per Gesù, di essere perseguitati per Gesù, alle volte anche all'interno dello stesso consorzio familiare naturale. E chiediamo anche al Signore, attraverso l'intercessione di San Giustino, di vedere sempre il rispetto da parte dello Stato nelle sue varie forme di governo istituzionale, repubblica, monarchia, presidenziale, parlamentare, quello che è della legge naturale, che procede dalla legge di Dio, l'unica irremovibile, l'unica che è a misura dell'uomo ed è sostenibile. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.